Un gruppo organizzato di detenuti che con la complicità di familiari all'esterno aveva realizzato all'interno della casa circondariale di Fuorni un vero e proprio sistema per la cessione e la vendita all'interno di sostanze stupefacenti e l'introduzione di telefonini di piccole e normali dimensioni. Sono in totale 53 le misure cautelari emesse dal GIP presso il Tribunale di Salerno ed eseguite dagli agenti della squadra mobile della Questura di Salerno che hanno compiuto un'indagine con il nucleo regionale della Polizia Penitenziaria in un'inchiesta che ha visto al lavoro la Procura della Repubblica di Salerno. Introdotti nel carcere droga, materiale informatico, telefoni cellulari, secondo l'inchiesta che ha analizzato il periodo dal dicembre 2020 all'ottobre del 2022. In alcuni casi l'organizzazione aveva collaborato con un gruppo in grado di usare i droni che lasciavano il materiale da consegnare all'interno del campo sportivo dove poi veniva ritirato. Il pagamento avveniva attraverso carte PostePay intestate ai familiari dei detenuti, per lo più donne, e telefoni e droga costavano anche il 100% in più del prezzo di mercato. Le misure cautelari colpiscono 19 persone già in carcere, 18 familiari all'esterno, 8 finiscono ai domiciliari, per 7 il divieto di dimora e c'è anche un'interdizione. Tra le persone arrestate c'è Anna Maria Vacchiano, la figlia di Barbara, in carcere per il presunto omicidio di Marzia Capezzuti. Anna Maria, secondo quanto rilevato da un'intercettazione, si era rifiutata di cedere ad una proposta per il lancio di droga perché aveva ritenuto non idoneo il pagamento di 1.800 euro per effettuarlo. All'unanimità il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, il dirigente della squadra mobile, Giovanni Di Palma, il comandante del NIC della Polizia Penitenziaria, Pierluigi Rizzo, oltre al sostituto Cannavale, il PM di Vico, hanno evidenziato come sia stata importante la sinergia tra le forze dell'ordine e la volontà di ripristinare una funzione educatrice all'interno del carcere. Tra le 53 misure non c'è nessun agente di polizia penitenziaria coinvolta, mentre l'inchiesta ha messo in luce proprio come un'intimidazione sia stata fermata nei confronti di un agente. Il procuratore ha riferito anche di aggressioni avvenute a detenuti nel timore che trasferiti in altre strutture o in altri reparti potessero, in funzione di rapporti confidenziali, riferire del traffico che avveniva all'interno del carcere.